Ciao a tutti. Nei giorni scorsi abbiamo invitato in Commissione Ambiente la professoressa Camatini del Centro Polaris della Bicocca. È venuta a parlarci delle ricerche che il suo centro sta facendo per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, quindi i danni, diciamo, all'ambiente e alla salute relativi all'inquinamento dell'aria. La professoressa è stata così gentile da invitarci a visitare il centro e a capire, per capire un po' nel dettaglio di che cosa si occupano. Quindi oggi siamo qua e vedremo un po' da vicino l'attività del Centro Polaris. Perché a livello di comunità europea non c'è ancora una normativa che stabilisce quale deve essere il livello di emissione, ma se vogliamo andare a vedere anche nelle emissioni del PM10 e del PM25, la comunità europea ha dettato delle regole che sono ormai completamente superate, perché dire che tu devi stare nei 50 microgrammi metro cubo di emissione non vuol dire niente, perché sì, era un limite che andava bene, che è andato bene per 20 anni per cominciare a limitare le emissioni. Uno le conteggia e dice così limiti, però il problema qual è? È la qualità, non è tanto la quantità. La quantità ok è un problema, però all'interno ci sono elementi che possono essere nocivi anche a bassissime concentrazioni. Quindi io ho per esempio il benzopirene, che è un nanogrammo metro cubo, al di sotto di questo devi stare, se no è cancerogeno. Ok, quindi dire 50 microgrammi metro cubo di tutto quello che è il particolato va bene, è una misura che per anni ha funzionato, nel senso che ti ha consentito di limitare le emissioni, e anche nel PM2.5, però il problema adesso si sposta sulle sorgenti. Perché per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che l'attenzione deve essere spinta sulle emissioni delle sorgenti. Sorgenti vuol dire diesel, biomasse, vuol dire anche i nuovi prodotti nanotecnologici. Quindi non c'è nessuna regola adesso che limita nella produzione, sia nelle imprese che li fanno, sia in chi li utilizza, quindi nelle emissioni che vengono fatte, per dire il livello deve essere quello. Quindi in quest'ottica di valutazione della composizione chimica del particolato, quali sono le fonti emissive più pericolose? Cioè, in generale, i processi di combustione, diesel, biomasse, industrie. Sì, che adesso devo dire che il contributo delle imprese a Milano è diventato molto minore rispetto a quello che è il traffico veicolare. Perché vede, il problema grosso di tutta la Lombardia, però di tutte le città, perché se lei va a guardare come è messa Palermo, Napoli, Roma, Firenze, si rende conto che ci sono in tutte queste sedi dei superamenti del numero limite, dei famosi 35 giorni, perché le emissioni sono legate al traffico veicolare. Il traffico veicolare continua ad aumentare invece che essere diminuito, nonostante mettiamola così, regole tipo l'area C che è stata messa a Milano, che però sono più che altro disincentivi e sono sistemi educativi. Cioè ti dicono che Milano è un centro piccolo, ok, ci puoi andare a piedi, così ci vai a piedi, non ci porti la macchina, però quanta superficie ha? Credo che sia 8 km quadrati il centro rispetto ai 40 che a grandi linee occupa tutto Milano, e quindi questo è un discorso che uno deve tenere presente. Cioè, quando Legambiente ha sottolineato che il traffico su gomma che viene realizzato in tutta la Lombardia, in tutte le sedi, è il principale responsabile dell'inquinamento. Quindi secondo me le iniziative sia del Ministero dell'Ambiente che del Ministero della Salute devono puntare su questo. Il contributo del riscaldamento degli edifici è fortissimo, anche quello è forte. È fortissimo il contributo, sono processi di emissione, non solo, tenga conto che c'è, ci sono delle norme, infatti io sono andata a guardare da quello che lei mi ha mandato, sono andata a vedere, ci sono molte regole sia in Regione Lombardia, degli incentivi dati per tutto, per euro, macchine da comprare, acquistare fuori gli euro 0, 1, 2, cioè ci sono le normative che regolano questo tipo di discorso, però mi sembra che non ci sia nessuna verifica, poi è una messa in pratica. Sì, a me ha fatto abbastanza sensazione il fatto che quando io cercavo i dati per venire in regione sulle emissioni monitorate del PM2.5,
non ho trovato nessuna centralina a Milano attiva che misurava il PM2,5, mentre lo scorso anno non era obbligatorio, però c'erano un paio di centraline, mi sembra che fosse in Novara e non so dove, che monitoravano queste emissioni, quindi i dati non c'erano, il che vuol dire che le centraline probabilmente ci sono, ma o non sono attive o c'è qualche problema a livello di ARPA. No, questo è in realtà è un sistema che monitora nano, cioè particelle ultrafini che sono in atmosfera adesso, in una sorta di campionatore che si può portare in giro, quindi avere un monitoraggio dell'esposizione reale a particelle ultrafini che quindi rientrano nel campo nanometrico, cioè sotto i 100 nanometri che a cui noi siamo esposti sostanzialmente. Quindi questo è uno strumento relativamente semplice che però ha tanta tecnologia dentro che consente di fare queste cose qua. Perché il problema reale qual è? Per chi studia gli effetti sulla salute e gli effetti tossici o su modelli sperimentali o anche sull'uomo di particelle nanometriche. Il problema è che non esiste ancora un sistema di metrica di monitoraggio affidabile delle cose, quindi si sta ancora sviluppando questo settore. Adesso siamo vicini ad avere una metrica, ci sono le tecnologie per poter misurare, ci sono le tecnologie per poter misurare l'esposizione e si passerà a breve tempo alla fase di regolamentazione. Sapete che adesso siamo arrivati a regolamentare, prima eravamo al PM10, adesso siamo al PM2,5 e arriveremo a regolamentare anche le particelle ultrafini magari fra qualche anno o quando sarà. In realtà quando parliamo di nanoparticelle parliamo di due tipologie, due macro tipologie di particelle, che sono una, quelle che vi sto dicendo adesso, quelle le ultrafine particles presenti in ambiente dell'atmosfera, derivate soprattutto da processi di combustione, quindi i camion delle stufe, le emissioni dei motori diesel soprattutto, gli inceneritori, eccetera, eccetera. Cioè queste sono, cioè le fonti di combustione emettono assunta delle particelle che hanno questo ordine di dimensioni. Più in realtà si aggiungeranno nei decenni futuri tutti quei nuovi materiali che derivano dalle nanosintesi. Cioè sapete che adesso ormai le tecnologie abilitanti principali, quelle che fanno sviluppo, sono le nanotecnologie, e le nanotecnologie quello che succede è che si manipola la materia e si inventano nuovi oggetti di dimensione nanometrica. Per cui adesso c'è tutto un campo che è molto in fervore ormai da qualche anno, da 6-7 anni a livello scientifico, che è la ricerca degli effetti tossici, del rischio per la salute umana e per l'ambiente di questi nuovi materiali. Quello è lo strumento. Allora, quello è lo strumento che misura le emissioni all'interno, PM10 e PM2,5. Come funziona? C'è una pompa che aspira l'aria. L'aria passa attraverso queste due teste, che sono questa, c'è scritto più piccolina 2,5, questa più grande 10, qui in mezzo ci sono questi filtri, che quando uno li mette, che sono puliti, nuovi, sono bianchi, quando uno li toglie sono così. Okay. Questo è uno strumento interno e quello esterno è quello che abbiamo a Torre Sarca, quindi vabbè, lei faccia conto che una persona arriva qua, questo sarà alto 2 metri a rotti, 2 metri e 20, queste sono le tre teste, lì sono due, qui c'è anche il PM1 e utilizzano lo stesso sistema, qui dentro ci sono le pompe aspiranti, l'aria viene infilata qui dentro. Questi sono i tre sistemi di campionamento che già in automatico selezionano le particelle di un micron, di 2,5 micron e di 10 micron. Questa macchina che è l'incubatore, vengono conservate le cellule, dell'epitelio polmonare o endoteliali, che vengono trattate con il particolato atmosferico, ad esempio. In questa piastra sono state seminate delle cellule dell'epitelio bronchiale e alveolare trattate con il particolato, con le particelle ultrafini. Osserviamo prima gli effetti sulla morfologia per vedere se il trattamento ha avuto un effetto sulla vitalità delle cellule. È un modello molto molto semplificato di quello che si ipotizza.
senza che avvenga naturalmente nel momento in cui le particelle vengono inalate e quindi attraversano l'alveolo respiratorio e raggiungono quindi i polmoni e gli alveoli polmonari. Dipende poi ad esempio dal tipo di modello che utilizziamo, abbiamo diverse linee cellulari, quindi bronchiali, epiteliali, alveolari, endoteliali, quindi del circolo sanguigno, delle cellule del monocitario, quindi del sistema immunitario. Quindi, ripeto, cioè nel senso che è un sistema molto molto semplificato. Noi riduciamo e semplifichiamo in modo che gli effetti che vediamo possano essere magari più facilmente interpretabili. Mm-hmm. Poi, una volta che abbiamo acquisito una conoscenza con questo sistema più semplice, si può anche passare ad utilizzare dei sistemi più complessi, come ad esempio delle coculture, quindi mettere insieme diverse linee cellulari rappresentative magari dell'epitelio e dell'endotelio, o arrivare all'agricoltura e quindi mettere insieme cellule rappresentative dell'epitelio, dell'endotelio e del circolo sanguigno piuttosto che del sistema immunitario, in modo da avvicinarci gradualmente a quella che è potenzialmente la realtà. Il progetto fatto qui in Ateneo è quello che un po' ci rappresenta meglio, nel senso che noi abbiamo fatto una serie di lavori esternamente all'università e a un certo punto abbiamo detto ma valutiamo anche qual è l'impronta dell'Ateneo, dove stiamo noi, dove lavoriamo. E abbiamo valutato questi tre settori: consumi energetici, elettrici termici, rifiuti urbani e mobilità. Questo è il valore di carbon footprint relativo ai consumi energetici per il polo di Milano. Il grafico fa vedere qual è il rapporto emissioni superficie, fa vedere che non dipende tanto dalla dimensione ma quanto dall'utilizzo di un edificio, quelli che sono i consumi, quindi l'impatto e l'impronta. L'idea è arrivare nel tempo a fare una mappa del campus che faccia vedere dove stanno le inefficienze in termini di consumi energetici e quindi di emissioni. Questa è la parte di impatto relativa alla mobilità, casa lavoro dei dipendenti. Quello che faccio notare sempre, che sembra una banalità ma è utile sottolinearla, come le emissioni tra il treno ad esempio o l'auto siano ovviamente appunto il confronto tra i chilometri percorsi e le emissioni dei mezzi faccia propendere ovviamente verso il mezzo pubblico. Il treno è vero che i chilometri percorsi sono tantissimi, ma guardate l'auto, insomma, chilometri percorsi pochissimi, l'impatto è decisamente maggiore, ovviamente perché i mezzi pubblici ripartiscono le emissioni tra i passeggeri, questo è evidente. Qui è stato il primo settore su cui abbiamo fatto un intervento per ridurre le emissioni, che ha portato a ridurle di oltre il 40%. Come abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente istituito un nuovo sistema di gestione dei rifiuti che fa sì che vengano tolti i cestini dell'indifferenziato dagli uffici e dalle aule, lasciando solo il raccoglitore della carta negli uffici e creando delle isole per la raccolta dei rifiuti centralizzate. La raccolta differenziata è balzata subito dal 25 al 70% circa, e questo per lo più è dovuto alla carta che viene raccolta in maniera differenziata soprattutto negli uffici. Cioè, togliere il cestino da sotto la scrivania di un professore non è stato semplice. Come in questo progetto abbiamo cercato di agire su quelli che sono comportamenti che ormai erano routine per tutti coloro che lavorano in università, ma non solo in università, anche in altre situazioni. Tant'è che siamo partiti dai rifiuti come azione di riduzione delle emissioni, proprio perché era quella anche più facilmente realizzabile, coinvolgendo direttamente le persone, perché poi ovviamente anche sull'energia, su cui adesso stiamo iniziando a lavorare per la riduzione, però i rifiuti ci sembrava anche la parte più immediata, lo step iniziale da fare. Tornando a quello che dicevo prima, che dal punto di vista economico l'Ateneo ha stimato un risparmio di circa 100.000 euro, dalle 90 alle 100.000 euro annue, rispetto al sistema di gestione dei rifiuti.